Buongiorno a tutti ed eccoci qua negli spogliatoi del Barcellona prima degli ottavi di finale tra Manchester City e appunto Barcellona. Arriviamo con una buona situazione, una buona condizione, visto che siamo primi in campionato e siamo usciti dalla Coppa di Spagna in semifinale, ma per motivi davvero sfortunati. Eravamo contro Real Madrid, l'andata l'abbiamo perso 3-1, ma guardate qua, espulsione dopo 7 minuti e gli ultimi gol sono stati fatti negli ultimi 10 minuti. E al ritorno, questo è ancora più fastidioso, eravamo in vantaggio per 3-0, hanno segnato su due calci di rigore il Real Madrid. Quindi davvero sfortunati, vabbè, ma non era il nostro obiettivo. E l'importante è vincere la Champions, poi per il resto frega poco. Cambiato, siamo primissimi con un più 3 sull'Atletico Madrid, e con il Real che fa un po' fatica, che ha meno 10 probabilmente in meno. Comunque sia, la formazione che useremo sarà questa, probabilmente un 4-3-2-1 con un'unica punta, falso 9, e andiamo quindi a giocare così. Aspettate un attimo, così, pronti? Quindi via per Manchester City Barcellona. 26 minuto, non c'è stato nulla in questi primi, prima parte di gioco, davvero. Davvero molto lungo questa partita. Per ora Messi, un lancio a sorpresa per Suarez, super prima versione, Suarez entra al portiere, miracoloso, bravo, che si salva in angolo. Potrebbe essere 1-0 per il Barcellona, invece è solo calcio da angolo con la super parata di Bravo. Neymar, palla in mezzo morbida per Piqué, salta Otamendi che sfiora il pallone, va a recuperare il pallone proprio Piqué, palla per Rafinha, il tiro qui in pieno difensore del Manchester City. Neymar, palla in mezzo, clamorosa occasione su Suarez, bravo con il pallone tra i guanti. Attenzione dall'altra parte, De Bruyne, morbidissimo, e c'è un rigore assurdo, ma è calcio di rigore per il Manchester City, incredibile. Sicuramente un giallo, una mano di Rakitic, non saprei proprio. E quindi c'è un calcio di rigore per un City che non ha fatto nulla fino adesso. Ci andrà Aguero, il tiro, e c'è il gol dell'1-0. 1-0 Barcellona, per Stegen. 1-0 Manchester City, apriti bene, peccato. Calcio d'angolo Barcellona, ci va Neymar in mezzo, spazia via la difesa con Stones, Rafinha, Messi, che gol, ma bravo, penso che l'abbia toccata, ma c'è il pareggio del Barcellona, che vale oro questo gol in trasferta, 1-1, meritatissimo. Andiamo a rivederlo, cercando di rivederlo la stessa angolazione, quindi non so quanto capiremo, ma Arletatura almeno, tiro, eh sì, e no, qui, bravo, 1-1, pareggio del Barcellona. Di Bruyne, calcio in condizione, palla in mezzo, Ter Stegen non usa le mani e Kompany può segnare il 2-1. Mamma mia, come si è aperta questa partita di colpo, con 3 gol nella decina di minuti. Qua Ter Stegen potrà sicuramente far meglio, rivediamolo chiaramente, tutto anche giusto, poi non messo più. 58esimo minuto, al 59, Silva, palla in mezzo, Suarez intercetta, recupera Gundogan, Fernandinho apre benissimo per Silva, salta prima la palla in mezzo, spazia via Rafinha molto bene, attenzione, va a recuperare per il giovane Stones, apre per Fernandinho, ancora per Stones, sulla fascia destra, può mettere con in mezzo, lo fa, e però no, ma poi Roberto in qualche modo tocca il pallone e poi appoggia benissimo, la per Neymar, fa un contropiede, attenzione, palla per Suarez, punta il primo uomo che Fernandinho, lo supera, allarga male, più per Messi, più facile. Si ricomincia da Rakitic, palla per Mascherano, tutti i City dietro nel pallone. Ora Rafinha, palla per Neymar si accentra! Bravo, blocco. Suarez, bene per Messi! Il pareggio di Lionel Messi! Proprio al cambio con che entrerà Arda Turan al posto di Suarez, rivediamolo il gol. E assist perfetto di Suarez, ma qui è Messi che fa un tiro a giro perfetto, 2-2, forse anche qua bravo, poteva fare qualcosa di più, ma comunque il pareggio del Barcellona 2-2.
Attenzione Roberto, vediamo chi vuole vincere questa partita. Roberto regala il pallone clamorosamente al City. Nolito, supera Mascherano, si allunga un po' troppo. Witzel, De Bruyne, che gol ragazzi, ma cosa ha fatto Roberto? Regala palla al City, clamoroso errore di Sergi Roberto. 3-2 City all'81esimo, deve essere il gol che chiude il match. Che bel gol comunque, Witzel, bella palla per De Bruyne. 85esimo minuto, calcio d'angolo, Neymar, la lunghissima, Piqué va di sponda e Gomez, il pareggio del Barcellona, 3-3, incredibile, che partita ragazzi, che gol, qua sponda di Piqué, bravissimo in mezzo a 4, e André Gomez con un piattone fortissimo, 3-3, pareggio del Barcellona. 92esimo minuto, ormai siamo agli sgoccioli con il Barcellona che con un 3-3 davvero non ipoteca, ma davvero mette un bel mattoncino per questo primo turno, per questo ottavo di finale. 3-3, ottimo così, va bene così. Partiti quindi per Barcellona-Manchester City, ritorno 3-3 all'andata. Vediamo un po' di vedere se riusciamo a vincerla o anche di pareggiarla, almeno con un 2-2. E stiamo battendo il calcio nel secondo tempo, perché non c'è su nulla nel primo tempo. È incredibile, proprio zero tiri in porta, incredibile, meglio così per noi ovviamente. 88esimo minuto, non è successo niente per 88 minuti, davvero io non ho visto azioni. È vero che ho messo momenti chiave, però non ho visto azioni, incredibile. Vediamo un po', siamo all'89esimo minuto, teoricamente il City dovrebbe provare ad attaccare, ma guardate, attenzione, dopo guardo le statistiche, per c'è lancio per Suarez, facile per Bravo. Queste sono le statistiche, vedete, è successo nulla, davvero nulla. Siamo agli ultimi secondi di questa partita, vediamo un po' di tener duro. Ultimi 20 secondi, ho fatto anche soltanto un cambio perché non ho visto azioni e quindi non sapevo bene cosa fare. Digne, palla in mezzo, spazza via la difesa, davvero una delle partite più noiose del mondo, zero azioni se non quella che avete appena visto con Suarez, e penso finirà così. Passiamo il turno con due pareggi, il primo spettacolare, il secondo molto meno, 0-0, comunque passiamo ai quarti, questo era l'obiettivo. E quindi ragazzi, passiamo ai quarti, andiamo un po' a vedere contro chi siamo e poi ci saluteremo. Sorteggio quarti, eccoci qui, poi faccio anche vedere la classifica, il calendario al momento, che dove siamo messi. Comunque sia, sorteggio, andiamo un po'. Paris Saint-Germain assolutamente no, bene, però Leicester è una buona squadra da affrontare, Arsenal non lo è, bene. Barcellona contro Real Madrid, una delle più difficili. Davvero è la più difficile col Bayern sicuramente, poi c'è il Paris. Quarto di finale durissimo, un'altra squadra davvero tosta. Vedremo un po'. Questa sarà quindi la nostra partita che andremo a giocare, vediamo quando, fra abbastanza presto, fra 4 giornate, contro in casa contro Real Madrid e poi in trasferta ovviamente. Allora, la classifica al momento è questa in campionato, dove stiamo andando in una maniera incredibile, siamo primi a più 11, ciao proprio, voliamo via con Messi, capocannoniere, Suarez al secondo posto, assist Neymar è lì con Suarez, abbiamo partito ovviamente Messi, il calendario è questo, al momento stiamo andando molto bene, siamo usciti dalla Coppa di Spagna, ma ve l'ho già fatto vedere, ve l'ho già detto precedentemente. E quindi questo è tutto ragazzi, ci vediamo per il prossimo video, sempre qua sui pavoni ingrifati e sul questo mondiale per club con tutti i continenti, dove stiamo andando discretamente bene, anzi molto bene. Ci vediamo quindi al prossimo episodio, sempre qua sui pavoni ingrifati, ciao.